Se 8 marzo deve essere, allora che sia almeno occasione di riflessione e non di celebrazione della donna in quanto tale. Niente canoniche mimose nella puntata di ieri dei fatti e le opinioni e nemmeno domande tipo «Esiste una questione di genere nella politica italiana?» perché la risposta è già nota e ampiamente supportata dai numeri. Sì. A dispetto del genere femminile della parola politica, la declinazione è ancora in gran parte al maschile. Le tabelle sulla presenza delle donne nelle posizioni apicali non solo non mentono, ma restituiscono la fotografia fedele di un universo maschio, anche e soprattutto all'interno di uno schieramento in cui uguaglianza, inclusione, parità e giustizia sociale dovrebbero essere elementi connaturati e primigeni. Dunque ecco perché nello studio di Rete 8, a riflettere su questi temi, sono arrivate 4 donne impegnate attivamente proprio nell'area del centro-sinistra. L'avvocato ed esperta in politiche sindacali Francesca Carnoso, la vice segretaria provinciale del PD di Chieti Francesca Buttari, la deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane e la consigliera comunale a Pescara Marinella Sclocco. La sinistra, soprattutto come dicevi in introduzione, ma poi ne parleremo, vive una condizione di grande crisi sia al suo interno che nei rapporti con la rappresentanza. Però penso che, ecco, tra l'altro avvicinandoci anche alla ricorrenza dell'8 marzo, penso che riflettere di questa condizione, che non è una condizione di genere, ma è come si esercita anche la rappresentanza e la presenza nei luoghi della politica, sia assolutamente un momento positivo per la discussione. Sono stata candidata alle ultime regionali nel Partito Democratico insieme anche a Marinella e a Giovanni Legnini e anche, insomma, senza un ruolo così amministrativo da mercoledì, quindi dal giorno dopo della revoca da assessore comunale, il mio impegno vice sindaco per 4 anni, prima Pancavilla, poi assessore e adesso esatto un attimo comunque di stop. Continua il mio impegno nella comunità francavillese. Ero femminista e rimango femminista e credo che ci sia un modo profondo di vivere il femminismo, e che non è un femminismo di maniera, ma che è un impegno quotidiano a cambiare la vita di noi stesse innanzitutto e insieme la vita delle altre donne. Sono stata la prima donna ad essere eletta in provincia di Pescara tantissimi anni fa, l'unica donna in consiglio regionale, per 2 volte l'unica donna eletta, non nominata certo, per le quote o perché candidata presidente e listino, allora c'era. Sicuramente non si nega la candidatura nei partiti, è complicato essere elette, ma anche poi quando sei eletta succedono delle cose.